Il Messico è il secondo partner commerciale italiano nel continente americano e l'Italia ne è il secondo fornitore europeo. Esportiamo principalmente macchine industriali e farmaci in controtendenza con l'immaginario locale che pensa all'Italia come alla culla delle arti, della moda e della gastronomia e sbagliando sodoleramente come a un partner tecnologico. Il Messico è un paese con una popolazione giovane, dinamica e motivata. È anche un grande laboratorio naturale con una gamma straordinaria di possibilità ancora da esplorare, che derivano dalla sua immensa diversità biologica, ecologica, genetica e culturale, un potenziale paradiso per la ricerca. L'Ufficio di Cooperazione Scientifica e Tecnologica dell'Ambasciata, dalla sua apertura, si è concentrato su promuovere l'immagine dell'Italia come potenza tecnologica, creare e organizzare una rete binazionale di collaborazioni e momenti di incontro tematici. Costruire strumenti di lavoro anche finanziari che permettano di dare impulso alla forte domanda di collaborazione congiunta. La cooperazione scientifica e tecnologica rappresenta non solo uno strumento di appoggio per le relazioni commerciali, ma anche un'importante forma di soft power attraverso la condivisione di casi di successo e di politiche pubbliche, come per esempio il lavoro iniziato lo scorso anno sul tema dell'uguaglianza di genere nella scienza e che coinvolge ambasciate, organismi federali e locali e società civile messicana.